Va bene, allora andiamo giù e vediamo cosa succede. È stata una specie di lag nell'offline che non so come sia possibile, ma va bene. Quando mai tra l'altro non si scende giù nelle catacombe? Vabbè, possiamo anche correre. Devo scendere, boh. No, non devo scendere. Oh, c'è una porta. Bello di Allon che se ne sbattate mette le palle, non sa neanche che cos'è quella porta e la apre così senza problemi. Mamma mia! Ecco la signorina della serie. Ma che bella rimpatriata. Non ti muovere, fallo parlare. Pensavi di poterla scampare così? Solo perché François de la Salle non aveva figli maschi, non temevi alcuna vendetta? Vendetta, eh? Sei miope proprio come tuo padre. Senti chi parla. Dove sono le larghe vedute nella tua sete di potere? Vediamo se posso. Ah, no, 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 no. Proprio per niente. Dov'è finito? Il potere. Che assurdità. Oh cazzo! Via 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 via! Via via! Il potere! Che assurdità! Non è mai per il potere, ma solo per il. Come lo ammazzo sto pezzo di stronzo? Tuo padre non te l'ha insegnato? Credi davvero di essere al sicuro nell'ombra? Il nostro ordine si è corrotto. Si è smarrito nelle trappole del potere, perdendo di vista il. Oh, l'ho preso! Però il cartone che gli faccio niente! Non lo faccio fuori! Si è smarrito nelle trappole del potere, perdendo di vista. Hai zitto! È in quella stessa bugia in cui imprigioniamo le masse. Ti uccido! Ah, dovrei fare molto meglio di così. La scia della rivoluzione, l'ordine si adatterà. Si ritireranno nell'ombra. Via, mamma mia, ah. Ok, devo usarlo per bene. Questa rivoluzione sorgerà un nuovo ordine. Via, via. Questa rivoluzione sorgerà un nuovo ordine. Mamma mia. Legherà l'uomo con catena. Forse ho capito però come ucciderlo. Uccidimi, se questo sazierà la tua sete di vendetta. Io ti troverò. Oh, via, 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 via. Non via. Cambierà nulla. Sì, ce l'ho fatta. Combinato un bordello. No! Arno! Sono bloccato. Io leverei quella cazzo di spada da lì. Posso farcela? No, non puoi. Non da sola. Aspetta! No, Elise, non fare cazzate. Mi spiace. Elise! Ma non fare cazzate, rincoglionita. Quella è una spada dell'Eden, cazzo. Devo fare anche in fretta. Cazzo è successo? Elise! Elise! No, non è morta, vero? Elise, no! No, cazzo, non mi dire che è morta. Dai, porca troia. Oh.
Fregatene, ammazzalo, ammazzalo. Non lo sopporto più. Bravissimo, neanche veloce, deve soffrire. Dai, cazzo, non ci posso credere che Lisa è morta. Mamma mia. Ma quest'altro era collegato all'Eden. O sbaglio? Bravo, hai ucciso il cattivo. Ma è così che immaginavi la scena in corto, non è vero? Oh, io non sono qui. E non sono nemmeno là. Al momento mi sto dissanguando sul pavimento del tempio. Ma pare che il padre della comprensione ci abbia concesso di parlare un po'. Ah, una delle mie preferite. Non capivo queste visioni che mi perseguitavano. Alte torri d'oro, città scintillanti come l'argento. Stavo diventando pazzo. Ma poi sono arrivato qui. Alla cripta di Demolè. Dai suoi scritti ho capito. Capito cosa? Che non so come. Attraverso i secoli parlavo con il Gran Maestro Demolè. Che avrei dovuto purificare l'ordine dalla decadenza e dalla corruzione che lo contaminavano. E che avrei ripulito il mondo. Per ritrovare la verità del padre e la comprensione. Quindi? Non è andata secondo i piani. I profeti di Rado sono apprezzati dai contemporanei. L'esilio e lo scherno mi hanno spinto a rivedere la strategia. Tento nuove strade per realizzare i miei propositi. A qualsiasi costo. Il nuovo ordine deve distruggere il vecchio per sorgere. E se gli uomini temono la vera libertà, tanto meglio. Se assaggiano il caos, ecco che poi tornano a obbedire. Le nostre strade si dividono. Pensaci. La marcia del progresso è lenta, ma è anche inarrestabile. Non c'è un cazzo di modo di salvarla. Tu hai posticipato soltanto l'inevitabile. Una morte non ferma la massa. Forse non sarà la mia mano a ricondurre l'umanità verso il suo destino. Ma accadrà. Pensaci quando ti ricorderai di lei. Quindi non ci ho capito un cazzo. Tra l'altro abbiamo sbloccato un nuovo vestito, ma me ne sbatto le palle in questo momento. Elisa è viva o morta? Magari può fare qualcosa con la spada, non lo so. No, non ci credo. No, non ci posso credere. Signori, anche ricordo 3 è finito. Penso sia l'ultimo. Adesso andiamo a controllare. Tra l'altro abbiamo la spada dell'Eden, ma non è una cosa che mi ha emozionato più di tanto, visto che Liz sembra essere morta, perciò. Il credo della confraternita degli assassini ci insegna che tutto è lecito. Un tempo credevo significasse che posso fare ciò che voglio. Perseguire i miei ideali a qualsiasi costo. Ma ora capisco. Il credo non permette, il credo avverte. Ha cambiato il vestito, questo qua è quello da maestro assassino. Gli ideali sfociano spesso nel dogma.
il dogma nel fanatismo. Nessuna entità ci giudicherà. Nessun essere superiore ci punirà per i nostri peccati. Alla fine, solo noi possiamo difenderci dalle ossessioni. Solo noi possiamo decidere se percorriamo la strada giusta. Ci crediamo vendicatori, profeti, salvatori. Combattiamo contro i nostri nemici e loro combattono noi. Sogniamo di lasciare il nostro segno nel mondo. E perdiamo la vita in una guerra che non compare nei libri di storia. Nulla è reale. Tutto è lecito. Ciò che siamo, ciò che facciamo inizia e finisce con noi. Alcuni anni dopo. Chi è Napoleone? Ah, c'è anche Arnaud. Signori, Assassin's Creed Unity finisce qui. Non so neanche io che emozioni provare. Credo a ciò che vedo. Arnaud ha vinto la battaglia 2 secoli prima che iniziasse. Ben fatto. L'Abstergo non cercherà più il corpo di Germain nelle catacombe. I suoi resti saranno troppo danneggiati. Siamo a posto con questo saggio. Bravo, iniziato. Finché non avrai nostre notizie, continua a esaminare i ricordi di Arnaud in cerca di altre cose che può aver visto. Fatti storici, campioni di DNA. Tutto può tornarci utile. Immagino. Ti contatterò quando ci servirai. A presto. Sì, ovviamente, ci dice che potremmo esplorare ancora Parigi e Versailles. Tra l'altro c'è anche Franciad con The Kings. Comunque, come dicevo, non so neanche io che emozioni provare, dato che è vero, è finito. Abbiamo visto che abbiamo una nuova tunica da maestro assassino, che è molto bella. Abbiamo la spada dell'Eden, che è un'arma davvero fantastica. Stessa arma però che ha ucciso Elise, cosa che mi ha sconcertato abbastanza. Infatti ci sono rimasto veramente di merda. Adesso vediamo tutti i riconoscimenti. Poi ci salutiamo. Mamma mia, sono davvero rimasto malissimo. Non avrei mai pensato che potesse morire Liz. Non era così che doveva finire, secondo me. Comunque, signori, inizio con ringraziarvi di aver seguito questa serie con me. A parte i numerosi bug e alcune cose che non mi sono piaciute a livello di gameplay, che comunque si potevano migliorare, e per il resto Unity è stato veramente un bel gioco, anche la storia. Brutto finale per quanto riguarda la morte di Elise, purtroppo. E vi invito a lasciare tantissimi like e anche dei commenti per appunto farmi sapere magari come doveva finire per voi o qualsiasi altra cosa. Adesso facciamo finire i riconoscimenti. Ok, possiamo vedere dopo i riconoscimenti che siamo con la spada dell'Eden e la tunica da maestro assassino.
Tra l'altro non penso che sia così potente la spada dell'Eden come la usava Germaine. Ci salutiamo qui, signori. Ricordo, come ho già detto prima, di lasciare un commento. Mi piace. La serie finisce qui. Ci vediamo con il DLC di Dead Kings e la coop con White Fox e poi qualche missione secondaria che magari registrerò. Bella a tutti, raga, grazie per avermi seguito.